È stato inaugurato ieri, mercoledì 2 settembre, ad Agropoli il nuovo comitato elettorale di Forza Italia in sostegno della candidatura di Constabile Spinelli, ex sindaco di Castellabate, in corsa per le vicine elezioni regionali 2020. La mia candidatura nasce da un percorso di tanti anni di amministrazione negli enti locali. L'esperienza maturata da sindaco credo che insomma, sia quella che ti dà maggiori responsabilità e ti consente di conoscere meglio le criticità, i problemi e le difficoltà del territorio che amministri, quindi diciamo è un territorio abbastanza simile come quello del Cilento, un comune costiero, quindi queste difficoltà e il bagaglio di esperienza credo che sia fondamentale in un momento in cui c'è molta improvvisazione nella politica, che in quest'area geografica della provincia di Salerno l'importanza di eleggere un consigliere regionale insomma, sia fondamentale perché abbiamo tante questioni risolte, dalla sanità alla sburocratizzazione, all'ente parco, a quello che insomma, rappresenta l'agricoltura, il turismo, insomma, tante questioni, i rifiuti, ecco, non secondari, abbiamo l'impiantistica, abbiamo una legge regionale sui rifiuti che ancora non si è completata. Oltre al candidato cilentano, all'inaugurazione del comitato era presente anche Marzia Ferraioli, deputata del partito di centrodestra e originaria di Pagani. Per me Constabile Spinelli è un sindaco formidabile, perché conosco le sue iniziative, so quanto segua e quanto ci tenga per il suo paese, che ha avuto un lancio ed è evidente a tutti da che c'è lui, è una persona per bene, una persona a modo, un mio caro amico, insomma faccio il tifo. Votare Constabile Spinelli significa votare un candidato importante per l'esperienza politico-amministrativa che ha alle spalle. Significa anche votare una persona che ha buonissime chance di avere un'ottima affermazione a livello elettorale e nello stesso tempo significa dare consenso ad una persona che milita in un campo politico alternativo alla regione e anche al governo, perché non dimentichiamo la valenza politica di queste consultazioni elettorali che si terranno a settembre e che sono relative fondamentalmente non solo alla regione Campania ma sul panorama nazionale.